Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi parla dell'abbraccio che ha salvato una vita. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Non è affascinante quanto siamo influenzati dalla presenza di un'altra persona? Potreste non crederci, ma questo potrebbe persino salvarvi la vita. E questa storia ne è la dimostrazione. Westminster, Massachusetts, 17 ottobre 1995. Le gemelle Kyrie e Brielle Jackson nacquero premature, pesavano appena 1 chilogrammo ciascuna e subito dopo il parto sono state portate di corsa nelle incubatrici. Le condizioni di Kyrie miglioravano rapidamente, ma la sorellina Brielle sembrava non essere così fortunata. Urlava e piangeva molto, aveva difficoltà a respirare ed era blu in viso. A pochi giorni dalla nascita, mentre Kyrie prendeva peso e guadagnava le forze, le condizioni di Brielle peggioravano a vista d'occhio. Così un'infermiera, Gail Kasparian, ha fatto di tutto per cercare di aiutarla. La tenne in braccio e la cullò, la fece tenere al padre, nonostante non fosse l'idea migliore. Provò a riscaldarla in ogni modo, ma nulla funzionava. Poi Gail ricordò qualcosa di cui aveva sentito parlare in Europa e, anche se era contro le regole dell'ospedale, decise di provare. E quel gesto riscrisse la storia. La coraggiosa Gail mise la piccola Brielle nella stessa incubatrice della sorella gemella Kyrie e quasi immediatamente Brielle si accoccolò vicino a Kyrie. Improvvisamente Brielle migliorò, come per miracolo. Il suo respiro divenne normale, smise di piangere e riacquistò un colorito sano. Nelle settimane successive, le condizioni di Brielle continuarono a migliorare. Sembrava che finché si trovava vicino alla sorella, stava bene. Un fotografo di un giornale locale ha catturato un momento molto speciale, condiviso tra le sorelle gemelle. Una foto che sarebbe diventata iconica per gli anni a venire. La foto dell'abbraccio che ha salvato una vita. Insieme, le due neonate hanno superato il difficile inizio della loro vita e sono cresciute sane e forti. La loro foto si è diffusa a macchia d'olio ed è finita persino sulla copertina di diverse importanti riviste. I genitori Heidi e Paul Jackson si sono ritrovati all'improvviso così famosi da essere costretti a cambiare numero di telefono. Tutti volevano avere aggiornamenti sulle piccole protagoniste dell'abbraccio più tenero e miracoloso del mondo. Era la prima volta che l'ospedale tentava una cosa del genere e Gail Kasparian è stata elogiata per questo suo buon senso. Addirittura questo evento ha cambiato le linee guida degli ospedali sulle nascite gemellari. Diversi studi clinici, infatti, hanno dimostrato che mettere i gemelli nella stessa culla dà numerosi benefici per la salute dei neonati. In fondo, è vero. Insieme siamo più forti e lo siamo dal primissimo istante in cui veniamo al mondo. E se Brielle fosse stata sola, probabilmente non sarebbe stata viva oggi. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!